Ciao a tutti, ben ritornati. Allora, siamo arrivati al punto del resoconto degli investimenti. Dunque, adesso siamo a giugno e quindi ci sono i resoconto degli investimenti di maggio. Questo mese è andata molto bene, nel senso che sono riuscito ad aggiungere molti capitali, anche perché poi c'è stato il discorso dei dividendi, il 22 maggio, che mi sono arrivati il 24 e quelli hanno dato un bel aiuto perché comunque li ho utilizzati per investire. E, oltre a questo, sono ripartito con questo vecchio foglio di calcolo che avevo fatto qualche tempo fa perché ho visto che il discorso di questi fogli di calcolo stanno nel mio piccolo, sempre nel discorso del mio piccolo, stanno attirando un po' l'attenzione perché mi rendo anche conto che tipo, io vabbè, adesso non ho difficoltà a fare un foglio di calcolo così, però mi rendo anche conto che qualcuno potrebbe avere discrete difficoltà a gestire fogli di calcolo di questo tipo. Quindi penso che in un futuro prossimo creerò un foglio di calcolo un po' più completo che distribuirò gratuitamente, dove metterò tipo questa parte qui, dove ci sono i vari titoli. Adesso io lo faccio per il discorso Italia, se poi dopo voi siete appassionati di tutte le cose in giro per il mondo si vedrà, però adesso io faccio il discorso Italia perché tratto quello. Comunque, beh, questa parte qui dove fa vedere il minimo e il massimo, se il titolo è andato in salita o in discesa, qui c'è una parte di un grafico per vedere l'andamento a tot giorni. Tot giorni si intende che adesso, dunque, dovrei ritrovare anche dov'è che avevo messo il discorso del tempo, che non mi ricordo, non mi ricordo dove l'avevo messo. Beh, comunque dopo lo rifaccio per bene, in modo che anche il grafico lo si può mettere per diversi giorni, cioè un giorno specifico o diversi, cioè il giorno stesso o più giorni, in modo che si possa vedere in una maniera o piuttosto che in un'altra. Non farò grandi cose grafiche, anche perché tanto non serve, nel senso che già un rosso e un verde come qui così, cioè se una cosa è scesa è scesa, se è salita è salita, tanto c'è poco da fare. Il prezzo che è importante, e sicuramente metterò anche il fatto, cioè come già qui, nel senso che se hai della quantità di azioni comprate in questo pool di aziende, qui metti la quantità, il prezzo medio di acquisto e ti dice quanto hai guadagnato o quanto stai perdendo. Quindi questo qui è già una cosina da tenere da un lato. La parte dei dividendi, anche questa qui penso che la lascerò, quindi metterò i vari mesi, mettiamolo, che palle queste grafiche. No, no. Ce la posso fare un giorno, con le grafiche. Un giorno, guarda, se inizio a guadagnare con YouTube, compro un programma per gestire queste grafiche. Comunque, vabbè, il discorso qui dei dividendi, anche questo lo tengo perché secondo me è una cosina interessante, dove sono da aggiungere manualmente, in modo che non devi fare cose automatiche. Cioè, lo faccio manualmente perché se lo devi fare collegato al conto diventa un casino, no? Dovresti sapere tutte le menate della tua banca per poter condividere questi dati. Allora fai prima a scrivere quattro numeri così e c'hai perlomeno un resoconto da un lato. Quindi questo qui penso che lo terrò come dividendi. Quindi penso, non so, lo chiamerò tipo azioni, dividendi e resoconto, no? Resoconto sempre con il grafichino che sale e che scende, così potete vedere il valore del portafoglio o in generale di come gestite i soldi, dove li avete messi in giro, e qui vi fa semplicemente un totale. E la classica colonnina qui di lato dove si vede insomma come sono distribuiti i soldi, che per me da un punto di vista grafico va più che bene. Quindi mi piacerebbe fare una robina così da poter distribuire in modo che se qualcuno ha delle difficoltà, se che lì c'è, me lo chiede, creo un foglio nuovo, glielo condivido e pace. Anche perché ho provato a scaricarlo e a utilizzarlo come Excel con LibreOffice, ma non so, per me fa schifo. Però eventualmente si può fare anche così, questo non è un problema. Ad ogni modo, torniamo a noi. Gli investimenti di maggio. Allora,
ritogliamo, no, questo sta qui, questo sta qua, qui mettiamo 150, si vede bene? Vediamo un po' di farlo ancora più largo, tanto se la grafica me lo consente, mi piace quando si vede bene. Ok, siamo a maggio. Allora, partiamo con intanto il discorso degli investimenti in generale. Dunque, vediamo un po' se riesco anche a mettere. Allora, tanto i titoli sono abbastanza importanti. Ah, ecco, una cosa che devo fare è mettere la barra fissa, sì. Così, metto la barra fissa, mi metto qua nel mezzo, tanto poco importa. Allora, liquidità, come vi ho detto, adesso per ora non la contemplo perché è difficilissimo gestirla così, cioè dovresti avere proprio una roba separata e quindi lascio stare. Allora, R-Crowd è ancora come prima, anche qui c'ho il discorso che con R-Crowd l'investimento fatto. Eh no, qui devo mettere un po' meno. L'investimento fatto che è scaduto ormai da 88 giorni, ancora non sembra palesarsi, nel senso non ci sono novità. Quindi l'investimento rimane sempre quello, ho tra 90 giorni quest'altra scadenza dove dovrei recuperare 17,50 euro. Poi vabbè, così che li reinvesto subito e poi questi li attendiamo con grande ansia, anche perché ci sono 48,10 euro più, sono già 88 giorni con tutte le more del 2% mi sembra, e quindi insomma qui verrà fuori un 50 euro, 55 euro, insomma ci può stare, sarebbe molto molto carino riaverli anche per poterli reinvestire. Però diciamo che quindi R-Crowd è rimasto sempre uguale con il discorso di questi soldi di qua e di là. Quindi non è cambiato assolutamente niente e questo in realtà non mi piace. C'è sempre il discorso che queste cose, queste metodologie di investimento sono interessanti perché ti creano differenziazione, no? Quindi riesci un po' a cambiare metodologia di investimento, però cioè, hanno sempre queste pugnette qui. Cioè, voglio dire, sei sempre nel limbo di dire, ma lo faranno? È una truffa? Non è una truffa? Se io adesso richiedo i soldi me li danno? Non lo so. E invece col discorso azionario, eccetera, se cioè tu prendi, compri, vedi il prezzo, se è salito lo vendi e lì c'è subito i soldi. Se fanno i dividendi, quelli arrivano, entro in 48 ore te li danno. Punto. Poi dopo se avete cose particolari come l'utente che mi ha scritto nel video dei dividendi, che a lui non gli sono arrivati. Utilizzava un broker tedesco, mi sembra, che semplicemente richiedeva una dozzina di ore in più per ricevere i dividendi. Però insomma, lì li avete, punto. Invece, queste cose qui si è sempre un po' nel limbo. Quindi adesso io gli lascio questi soldi qui, non ne aumenterò ancora e pace. Comunque, questo è il discorso. Poi, qui di qua una cosa che non ho fatto, non ho messo i dividendi, cioè scusate, i dividendi delle varie aziende, ma però dico, dal momento che ho già fatto il foglio sui dividendi, non ha senso rifare ancora la replica dall'altra parte. Prendo atto, magari posso farlo a spunta, nel senso che tipo chi è che ho avuto? Fineco, no? Che mi ha dato 63 euro. Metto su, ce l'avevo Fineco, eh? Sì, ce l'ho qua. Fineco, no? Metto qui, posso fare commento. Metto un commento e qui gli faccio dividendo 63 euro per dire. Questo lo posso fare, no? Lo metto qui, aggiungo il commento e boh, ovviamente non si è visto niente. No, si è visto, ok, perfetto. E quindi cioè, queste cose qui si possono fare, ma sono un po' fine a se stesse, nel senso che mi rimane la spuntina qui, qui tutte quante le spuntine, che comunque in realtà fanno sempre comodo perché ti rendi conto, guardi tutto l'anno e vedi che c'hai sulle tue cose specifiche dove ci sono state delle variazioni, e questo è tanta roba per il proprio portafoglio personale. Comunque, ritornando a noi. Allora. Diciamo quindi R-Crowd non è cambiato assolutamente nulla, siamo rimasti sempre
sempre sempre uguali. Ok, li metto qua. iShare non è cambiato nulla, anche perché adesso sono abbastanza esposto. È vero che sta crescendo, mi sta dando delle belle soddisfazioni, però insomma, non volevo espormi troppo su un unico strumento. Core Pension adesso sta aumentando un pochino, come sempre, è passato da 2860 a 2910 perché sono i soliti 50 euro. Smartica sta iniziando a scrivere che questi soldi inizierà un po' a liquidarli, quindi ogni tanto mi chiede se l'IBAN è corretto. Terreno agricolo ne parliamo a fine anno. ERG continua a stare sempre basso, cioè è arrivato a una cifra 26 euro e mi rimane sempre più o meno lì, mi sta devastando. Campari non sono più. La lente, come ho detto, ogni mese sto abbassando la cifra perché tanto è un investimento che non è un investimento. Fineco sta sempre qui e lì ha avuto i dividendi. Nexi l'ho venduta. Azimut è sempre lì. Banco BPM, STM sono sempre lì, anche se anche questi qui ho ricevuto dei dividendi. Poi abbiamo Invit. Ho fatto un investimento di 749 euro, quindi un'aggiunta nuova è questa. Perché ho fatto questo investimento? Ho visto che come azienda stava andando piuttosto bene. Anzi, fammi vedere un po'. Dov'è? Qua. Ecco, a parte oggi, no? Che oggi è scesa, ovviamente. Però come azienda sta andando abbastanza bene, nel senso che l'ho vista salire in una maniera abbastanza interessante e allora ho provato a metterci qualche soldo anche su di lei, anche perché si occupa delle infrastrutture, quindi è giusto per diversificare anche un po' il pacchetto. Amplifon ho comprato 1472 euro e anche questo perché insomma Amplifon è un'azienda che sta andando molto bene ultimamente, sta dando molte soddisfazioni e quindi vorrei vedere se da qui a più avanti insomma riuscirà a comunque confermare il suo trend, che non è che si muove tantissimo, perché non è che c'è dei picchi, dei movimenti assurdi, però insomma si dà da fare. E poi sono ritornato anche su Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli, ho già fatto un'operazione su Brunello Cucinelli che mi era piaciuto e quindi ho deciso di ricomprarlo perché è sempre sui massimi, però diciamo che, come ho già detto anche altre volte, il lusso in Italia è uno di quei trend, è uno di quei settori azionari che li vedo comunque funzionare molto bene, quindi ho deciso di rimetterci ancora qualche soldo. Non credo che insomma ne terrò tanti per, insomma, per molto tempo, quindi, però intanto l'ho messo perché la vedo comunque come un'azienda molto forte, un'azienda che sta lavorando molto bene. Brunello in sé, proprio il titolare, è un imprenditore che lo vedo come una figura molto molto interessante, un ottimo imprenditore, perlomeno per le conferenze che fa, per quello che dice. Ho seguito un po' il discorso, vi consiglierei anche a voi di seguirlo un po'. Diciamo che è tosto, è una persona molto tosta e insomma l'azienda sta andando molto bene e ha come leader insomma una persona che spinge. Quindi vorrei vedere insomma se questa mia scelta mi porterà a qualche buon risultato. Comunque, detto questo, infatti dicevo che questo mese è andata molto bene, anche perché, ritorniamo al 200%, anche perché sono passato da 47.600 a 49.536, quindi sono praticamente sull'orlo dei 50.000 euro investiti. Vuoi perché ho chiuso delle operazioni in guadagno, vuoi perché c'è stata anche l'operazione sul micro FTSE MIB, che anche lì qualcosina mi ha dato e quella mi ha fatto molto contento perché comunque 44 euro sul micro FTSE MIB vuol dire che un po' di punti li ho recuperati, quindi mi sento insomma fortunato, cioè fortunello, ma anche bravino, ecco, per aver fatto una scelta diciamo, al momento giusto. Ho provato anche oggi a entrare, in realtà oggi che è il 6, 6 giugno, però niente, ho provato a entrare troppo al ribasso, dopo il mercato non ci è arrivato, è stato più robusto di come pensavo e quindi niente, è ripartito un po' in su e pace. Ad ogni modo, comunque penso che sul discorso del micro FTSE MIB potrei fare anche altre operazioni perché mi sembra, mi piace, è uno strumentino che costa poco. Il margine che chiedono è bassissimo, tipo 350 euro mi sembra, una roba così, o 700, non mi ricordo, comunque poco,
Molto poco. È vero che si muove poco, perché comunque insomma hai 1 euro ogni 5 punti, quindi insomma si muove poco. Cioè, non è che si muove poco, cioè l'investimento comunque basso, perché il contratto è da, scusate, 5.800 euro totali, una roba di questo tipo, quindi insomma. E quindi cioè, è bello perché per non metterci troppo capitale ti permette di fare delle operazioni sui future, che è il mercato regolamentato e tutto. A differenza dell'azionario normale, comunque effettivamente stai lavorando in leva, però con una leva, cioè, su un capitale piccolo, e questo è il discorso. Quindi mi piace per fare dei giochini, fare delle prove sul futuro, su un mercato regolamentato. Devo capire bene con la banca quanto pago di commissioni, anche perché io ho un piano commissionario che è differente rispetto a quello che si vede sulla pubblicità, nel senso i 9 euro per entrare a mercato sull'azionario io non li pago, io pago meno perché sono un vecchissimo cliente, io il conto Fineco ce l'ho dal 2004, quindi sono 19 anni che ho quel conto e quella volta c'erano delle agevolazioni, cioè costava molto meno operare e mi hanno lasciato insomma quel piano tariffario lì, non è che me l'hanno aumentato nel tempo, di conseguenza. Comunque, dicevamo che questo mese sono riuscito ad aumentare di 1911 euro, quindi sono i miei soldi più quelli che ho messo insomma, con i dividendi e con le operazioni che ho chiuso, insomma sono riuscito a fare un bel incremento e quindi già sono quasi a 2 mesi in uno. È vero che il mese scorso ho fatto un po' meno rispetto alla media, però questo mese mi è piaciuto molto e il prossimo, cioè questo qui di giugno, secondo me andrà, non dico tanto bene, ma quasi, anche perché ho fatto tutto il mese quasi in trasferta, il prossimo mese sarà uguale, quasi tutto in trasferta, quindi ci sarà la possibilità di poter ancora insomma, rimpinguare la parte di investimento. Bene, dai, questo qui è un po' il tutto, anzi no, è rimasta l'ultima cosa che voglio farvi vedere sul discorso dei grafici. Ho finalmente sistemato sta menata del grafico che faceva schifo, che prendeva, saliva, scendeva, faceva cagare. Allora adesso l'ho sistemato, quindi si vedono tutti quanti i valori, no? Sembra un grafico un po' più normale, diciamo. No, su, niente, così è troppo. 125 è lui. E lui 125 è la sua misura. Comunque adesso si vedono tutti quanti i valori, il fatto che sale, insomma, è una cosa un po' più sensata, ecco, mi piace molto di più. Prima proprio non riuscivo a guardarlo, non mi piaceva. Quindi insomma, siamo passati da 47.600 euro, siamo arrivati a 49.500, quindi il prossimo mese ci sarà finalmente il sorpasso dei 50.000 euro. Finalmente il mezzo centone ce l'ho fatta a raggiungerlo, ma anche se però in realtà il mio obiettivo sono i 66.000 per il fatto dei due stipendi, cosa che effettivamente attualmente sto riuscendo a fare, nel senso che riesco quest'anno sto riuscendo ad avere uno stipendio in più solo col fatto degli investimenti e adesso siamo ancora a giugno, quindi mi auguro insomma di arrivare a più di uno stipendio per puntare quasi al secondo, uno stipendio e mezzo, insomma, dovrei più o meno riuscire a rassimolare se i miei calcoli non sono completamente sbagliati. E quindi qua insomma abbiamo anche il discorso sempre delle colonne, di come sono suddivise, in automatico cambiano tutte quante le varie. Anzi, adesso questa cosa qui in realtà ho fatto un errore che adesso vi faccio vedere, perché se andiamo a vedere qui tutti quanti i valori, cioè Ferrari, c'è ancora Pirelli che non ho più, quindi queste cose qui, cioè, o meglio, non ci sono quelli nuovi, ecco, non ho aggiunto quelli nuovi, quindi anche lì devo fare l'aggiunta. Devo fare l'aggiunta e questo aspetto devo vedere se riesco a risolverlo in una maniera un po' più automatizzata. Nel senso che se me li aggiunge in automatico, se no non compaiono. Va bene, comunque diciamo che anche qui nell'ultimo mese abbiamo sempre più o meno la stessa distribuzione dei capitali, anche perché poi non ci sono gli altri, quindi in realtà ci saranno molte più linee piccoline, tipo questa qui arancione, ce ne saranno altre, due o tre, insomma.
sono tre in più, e bah, insomma, più o meno. Quindi adesso, per ora non ci sono grandi stravolgimenti da questo punto di vista della distribuzione dei soldi investiti. Va bene, dai, quindi qui siamo arrivati un po' al dunque. Vedo di fare, ho detto, in un futuro prossimo, questo foglio che poi dopo distribuirò in modo che anche voi possiate fare più o meno la stessa cosa. Se vi piace, almeno avete un confronto diretto e poi magari riusciamo a fare delle correzioni anche insieme, che sarebbe bellissimo. Va bene, dai, ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao.